Ciao a tutti, eccoci in una nuova puntata dei nostri video tutorial. Sono sempre Raf di sempre Direzione Ostinata, oggi in esterna perché siamo scemo, ok, ma era giusto per cambiare un po'. E vedremo finalmente qualcosa di interessante. Lavoreremo in questo caso con un ritratto, con un fotomontaggio, quindi cambieremo lo sfondo per mettere qualcosa di interessante, di più attinente. Vedremo anche una funzione di Photoshop che è veramente poco conosciuta, che sono i lockup. Vediamo anche quali possono essere i vantaggi, gli svantaggi e come ci possono aiutare per ottenere velocemente degli effetti, direi, molto interessanti. Bene, bando alle ciance o ciancio alle bande, diamo inizio con la nostra piccola sigla e partiamo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial che sto riregistrando per la seconda volta perché mi hanno detto che è noioso e quindi cercherò di renderlo un po' più simpatico con delle battute e solamente esilaranti. Come fa un uomo che entra in un caffè? Splash! No, era meglio quello noioso. Ok, era meglio quello noioso. Vabbè, ormai intanto sto riregistrandolo per cui sicuramente dovrebbe venire meglio di quello prima. Cosa andiamo a fare oggi? Vi ho detto la volta scorsa, no, che il video che non avrò più nel video successivo, ovvero questo, non avrei più usato il mio faccione. Infatti, come avete visto, ho usato un mezzo busto. So che qualcuno di voi mi odierà, ma d'altronde, come dico sempre, questo passa il convento. Magari se non sono in un convento, forse qualche altro tipo di soggetto lo avrei trovato, però giuro ci stiamo lavorando. Va bene, come arrivare a questa immagine partendo però da immagini un po' diverse, nel senso che questo è un composite, se vogliamo usare un termine che fa figo, no? Cos'è un composite? Cos'è un composite? Un fotomontaggio. Cancelliamo gli XMP, ho questo ritratto fatto in studio, ok, e ho questa foto fatta in una carrozzeria da un cliente. Vedete, questo è anche il vantaggio, no? Scatto sempre prima per avere le foto che mi chiedono e poi faccio sempre qualche foto in più che potrebbe servirmi nel futuro. Ecco, questa è una di quelle foto in più che ha detto, che figo, potrei usarlo per fare qualche lavoro, e infatti eccolo qua. Quindi, come unire queste tre immagini, come dare questo effetto, questa color correction in un tempo di 5 secondi, anche meno, lo scopriamo subito. Allora, apriamo queste due immagini, doppio clic, mi si aprirà Camera Raw, eccolo qui. Una e uno due, iniziamo a renderle il più possibile neutre, ok? Perché gestione colore, eccetera, vanno fatti assieme proprio per dare uniformità alle intere immagini. Quindi cerchiamo di partire da una base neutra il più possibile per entrambe. Andiamo a regolare che cosa? Innanzitutto il bilanciamento del bianco, quindi proviamo con auto, ecco, auto mi dà già una bella regolazione che mi piace. Io parto dal presupposto, provo sempre le regolazioni auto. Ecco, in questo caso la regolazione auto sulle regolazioni base non mi garba moltissimo, quindi torno a abbassare un po' i bianchi. Abbiamo detto che l'ideale sarebbe avere come base di partenza un'immagine neutra, quindi un po' piatta, ok? Quindi poco contrasto, nessuna dominante di colore. Ecco, questa è un'immagine buona, vedete? I bianchi non sparano fuori. I neri neanche, anzi sono un pochino più indentro, quindi abbiamo ancora un po' del dettaglio. Contrasto lo portiamo a zero, anzi l'abbasserei anche un pelino, ok, tipo così, va bene, e questa può essere una buona base di partenza. Addirittura potrei anche ridurre, ecco qua, un pochino, vedete, i gialli, quindi ho spostato la temperatura verso il blu. Andiamo in quest'altra immagine, anche qui partiamo con un bilanciamento del potrei anche, guardate, seleziono entrambe le immagini, qui faccio sincronizza e qui però faccio solo bilanciamento del bianco.
Ma vedete che il bilanciamento del bianco che ho usato per questa immagine qui non funziona proprio. Perché? Perché sono state scattate con luci diverse. Quindi facciamo auto. Ok, io la vedo ancora un po' giallina, quindi tendo, ecco, a fare questa regolazione così mi piace. Questa immagine va già bene, ok? Vedete, i neri sono già dentro. Posso al limite portarli un pochino più all'interno. I bianchi sparano perché abbiamo le luci, quindi difficilmente riusciremo, vedete, a recuperarli, per cui è inutile. Cioè, tanto vale tenerli così. Abbasso un pochino, un po' il contrasto, poco poco. Selezioniamole entrambe e apriamole in Photoshop. Credetemi, è estremamente semplice arrivare a questo risultato, anche se sembra un casinatissimo. La prima immagine me l'ha aperta, la seconda anche. Partiamo dal ritratto e iniziamo a scontornare. E perché uso sempre me stesso? Perché avendo io una capigliatura molto folta, è estremamente semplice da scontornare. Quindi vedete, uso sempre il mio amico pennello selezione veloce e vado a scontornare e vedete che lui mi becca subito i contorni, ok, in modo estremamente veloce. Se volete vi faccio vedere un ulteriore barbatrucco. Intanto scontorniamo, finiamo di scontornare, poi vediamo uno strumento nuovo che ha introdotto Adobe in una delle recenti versioni di Photoshop. Mi ha selezionato anche la giacca, quindi con Alt, vedete, quando io premo Alt, guardate qua sopra cosa succede, vedete che passa al l'icona col meno, cioè vuol dire che andiamo a sottrarre la selezione. Ricordatevi che noi stiamo selezionando lo sfondo. Ok, anche qua sotto. Ok, mi sa che dobbiamo zoomare un pochino. Nonostante, vedete, siamo su toni abbastanza simili, lo strumento lavora bene. Quasi. Ok. Diminuiamo un po' la dimensione, ok, più il pennello è sottile e vedete, più diventa preciso nella selezione. Fantastico. Andiamo anche qui. Sempre Alt per sottrarre la selezione perché il vestito non va selezionato, noi stiamo lavorando sullo sfondo. Andiamo a vedere, tutto bene, volendo essere proprio pignoli pignoli, abbiamo dentro l'orecchino, ah no, scusate, qui più, va aggiunta la selezione, va tolta dall'orecchino. Togliamo l'orecchio e aggiungiamo qua sotto. Stiamo proprio facendo un lavoro di fino, eh? Qui ci siamo. Ok. Oddio santo, quello è un pelo dell'orecchio. No, non mi metto in... Oh, ho i peli delle orecchie così lunghe, ma nessuno mi ha mai detto nulla. Vabbè, qui abbiamo anche un bordo da sistemare. Ok. E anche qua. Bene. C'è chi direbbe che con un contorno così, tra virgolette, semplice, ok, così staccato dallo sfondo, con la penna, si fa altrettanto veloce. Io non sono un fan della penna, mi sta un po' sulle palle, come credo la maggioranza di chi usa Photoshop a livello fotografico e non a livello grafico, che invece ha probabilmente molta più, familiarità con quello strumento. Qui c'è un pezzo di testa che non è stato selezionato e potremmo esserci. Ok. Bene.
invertiamo la selezione, Command maiuscolo I, Control maiuscolo I per chi ha Windows, andiamo in selezione, quindi finisci i bordi, andiamo a ammorbidire un po' la selezione, poco poco, e aumentare, no, diminuire, scusate, ok, così la selezione, aumentiamo un po' i bordi, smooth, che addolcisce un po', direi che ci siamo, ok. Doppio clic per trasformare il livello sfondo in un livello normale, quindi doppio clic sul nome del livello, ok, layer 0 va benissimo, e aggiungiamo una maschera, fatto. Questo è uno, e ora portiamo questa immagine dentro la strumento, sposta, andiamo sul nostro livello, lo trasciniamo fino a, vedete, andare qua nel tab che fa riferimento all'altra immagine, sempre tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, ok? Adesso trascino in giù, mollo, ecco fatto. Posizioniamo, ok, ridimensioniamo. Vi ricordate negli scorsi tutorial, per visualizzare direttamente le maniglie, nel caso non fossero visibili con lo strumento sposta, cliccate su mostra controllo di trasformazione, non so in italiano il nome esatto che gli hanno dato, non lo ricordo. Posizioniamolo al centro, ma al centro in realtà voglio la testa, e cerchiamo di trovare una buona dimensione. Ricordatevi, è importante qua, l'ideale sarebbe scattare alla stessa altezza in entrambe le foto e con la stessa focale, ok? Questo diventa fondamentale, perché altrimenti c'è il rischio che non siano congruenti le immagini, che può anche essere usato apposta per creare delle immagini un po' strane. Attenzione, non è per forza una regola. Ok, direi che ci siamo. Andiamo a modificare un pochino alcuni difetti, ok, che sono le occhiaie magari un po' eccessive. Qual è il metodo più veloce per sistemare queste cose? Duplico il livello, strumento toppa, lo trovo qua, dove c'è anche il cerotto. Vado a beccare queste occhiaie, mi fanno lavorare troppo qua dentro. Ok, vado a selezionare l'altra, trascino anche l'altra, sempre su una parte di pelle simile, dove è una texture della pelle simile, ok, e volendo diminuisco un pochino l'opacità, vedete, in modo che inizia a intravedersi quello sotto, ok, in modo da renderlo comunque abbastanza realistico, ok. Fatto questo, unisco Command e Control e unisce l'immagine sopra con quella sotto. Mi chiede se deve tenere la maschera oppure devo unire. Tieni la maschera, che tanto è uguale per entrambe le immagini. Volendo, sempre strumento per togliere il brufoletto, ok, ho questo cosino qui, ok, e ci siamo. Poi cosa iniziamo a fare? Ora che abbiamo corretto i difetti delle varie immagini, in questo caso di una sola, fuse assieme, messe più o meno a una prospettiva simile, eccetera, iniziamo a lavorare sul colore. E qui vi introduco questo livello di regolazione Color Lookup, che utilizza le correzioni 3D. Non entro nel merito tecnico, diciamo che si utilizzano per lo più nei video. Ok, e fondamentalmente fanno una correzione di colore. Questo lo utilizzo, poi vengono anche utilizzati in campo fotografico, anche se non sono molto conosciuti, e poi vengono anche utilizzati da chi vi vende i preset da caricare all'interno. Premesso che si possono creare tranquillamente con software, per lo più effettivamente a pagamento, addirittura anche da Lightroom, quindi in Lightroom creo una regolazione e con un software, mi sembra anche gratuito, adesso era un po' che non lo uso, per cui non so se lo è rimasto, eccetera.
dalla correzione in Lightroom posso crearmi un mio 3D LUT tranquillamente senza problemi. Io per quello normalmente sconsiglio l'acquisto di queste cose, ne trovate anche gratuite in giro, anche perché può sembrare fighissimo su un'immagine del sito, poi la usate sulla vostra, fa cagare. Perché? Perché sono molto sensibili come correzioni al contrasto, saturazione di partenza, eccetera. Basta che ne siano un po' diverse nell'immagine di partenza per ottenere risultati anche molto diversi da quello che avevate in mente o da quello che vi mostrano. E sono correzioni che o filtri che non vi permettono poi di intervenire, no? Così è e così me lo tengo, e al limite posso intervenirci utilizzando gli strumenti che Photoshop mi offre, quindi metodi di fusione, opacità, correzioni varie, come vedremo anche noi adesso tra poco. Andiamo qua dentro, come vedete alcuni sono già caricati, altri li ho caricati io, per esempio questi che simulano delle pellicole, altri li ho proprio creati io, ok. E vediamo un po', partiamo per esempio da, che ne so, Horror Blue, ok, vedete che roba, fantastico. Altrimenti per fare questo con gli altri strumenti di Photoshop impiegherei sicuramente un pochino di più. Night from Day, Moonlight, ok, Late Sunset, carino Late Sunset, Horror Blue, l'abbiamo visto, High Hand, Futuristic Bleak, Foggy Night, ecco Foggy Night mi è piaciuto un sacco e quindi utilizzo questo. Posso eventualmente, vedete, diminuire l'opacità se è troppo eccessivo e così via, utilizzarlo con i metodi di fusione classici che abbiamo a disposizione di Lightroom, ok, ma a me piace normale al 100%. Ok, quello che noto però cos'è? È che con questa con questo color lock up la maglietta spara un po' troppo, no? È un po' troppo forte, vedete, così non si vedeva troppo, così invece inizia a essere un po' fastidioso, quindi abbiamo bisogno di abbassare un po' l'intensità luminosa di questa maglietta, quindi mi porto sotto il livello color lock up, ok, creo un livello curve di regolazione e abbasso semplicemente, vedete, il bianco, ecco, così mi sta bene. Però non voglio applicarlo a tutta l'immagine, solo alla maglietta. Quindi cosa faccio? Adesso disattivo un attimo. Anzi, questo lo tengo attivo, che così vedo anche meglio. Solito mio amicone qua, selezione veloce. Me ne frega niente che mi venga selezionato il nero, tanto noi lavoriamo più che altro sui bianchi, sulle parti... Ops, dove vai? Sulle parti luminose. Quindi seleziono più o meno tutto, qui ho dimenticato qualcosa, andiamo anche qui, la C di Force, qui è sparato un po' fuori, non è una selezione che deve essere precisissima per cui me ne frego, lo sistemo dopo, ok, e cosa fa? La maschera è bianca, quindi lo riempio di nero. Il nero è il colore in primo piano, vi ricordate? Alt Backspace, Ctrl D per togliere la selezione, inverto la maschera perché dobbiamo lavorare al contrario. Vado, vedete che qui si vede la macchietta dovuta al fatto che è stata selezionata anche quella parte lì, quindi opla, con lo strumento pennello vado, vedete, a rimuovere questa zona. Posso eventualmente, ops, X, qui i bordi sono un po' troppo duri, non abbiamo sistemato bene la selezione prima, non è un problema. Ok, direi che ci siamo. La maschera selezionata, Mask Age, eventualmente andiamo a ammorbidire un po' nel caso abbia fatto delle selezioni un po' troppo frastagliate. Aumentiamo un pochino, vedete, la selezione. Ok,
decisamente meglio, così guardatela, così sparava veramente troppo. Anche qua comunque posso intervenire, vedete, decidere quanto abbassarne la luminosità oppure no. Bene, voglio una tonalità un pochino più fredda, quindi cosa uso? Uno strumento Color Balance. Scelgo però ombre e le porto, anzi blu li lascio dove sono, porto solo i ciano, vedete, appena verso i ciano. Poi seleziono le alte luci e porto i gialli verso, secondo voi, i gialli. Ma proprio poco, eh? Guardate prima e dopo. Tonalità un pochino più fredde, io le gradisco in genere. Ecco. Riprendiamo le ombre e spostiamole ancora un peletto più indietro. Perfetto. Oh sì, mi piace. Andiamo a creare una vignettatura, quindi strumento di selezione rettangolare, ok? Sfocatura dipende dalla dimensione dell'immagine, diciamo su un'immagine di circa 15-20 megapixel, 150 o anche 200 può essere un valore di partenza adeguato, ok? Faccio una selezione di questo tipo, vedete che lui mi crea anche dei bordi, no, curvi, questo è dovuto alla sfumatura della mia selezione. Inverto immediatamente la selezione, vado su curve e faccio come ho fatto per la maglietta, vedete, zacchete, abbasso la mia luminosità. Ok, la voglio anche un pelo più contrastata, quindi creo un nuovo livello curve, aumento, creo una curva AS, vedete, che così mi aumenta poi il contrasto, abbassandone un pochino l'opacità. Bene, inizia a essere divertente. Ora, nuovo livello curve, aumentiamo un po' le curve, invertiamo la maschera, ok, pennello a bassa opacità, quindi un 30% può essere un buon numero. Col bianco andiamo a dipingere dove? Nelle parti che sono più luminose, ok, proprio per aumentare un po' selettivamente il contrasto in queste zone qua, ok, e creare quasi una maggiore tridimensionalità. Ok, una cosa di questo tipo, vedete? Possiamo fare la stessa cosa coi neri, ok, abbassiamo un pochino e andiamo a scurire ulteriormente alcune zone, ok, per creare un pochino più di contrasto. Ok, ecco, andiamo a scarire anche il riflesso qui. Mi sono rotto il pulsante sulla penna della tavoletta grafica, ogni tanto vado a cercare una funzione che non c'è più. Ok, perfetto. Volendo, nuovo strumento, sempre curve, schiarisco un po', inverto la selezione, vado sull'occhietto e vado a chiarirlo un pochino, così. Ah, sì, potrei magari ancora non esagerare, in realtà esagero, che non è male. Eventualmente stesso discorso qua. Andiamo a esasperare quelli che sono i riflessi. No, qui è decisamente troppo. Ok, magari un 10%,
un pochino più grande e andiamo a schiarire anche qua. Ecco. Il nero andiamo a scurire qua. Ok, vedete, questo scurisce, questo schiarisce ulteriormente. Bene, bene. Magari un pochino alto, quindi diminuisco un pochino la luminosità. Ora, siccome la foto l'ho fatta in studio, non potevo accendere il sigaro, quindi lo accendiamo per finta. Oh, sto vedendo che la maglietta mi sembra un po' troppo marrone, quindi cosa faccio? Un livello in bianco e nero, vedete, mi sono portato sopra il livello di regolazione della maglietta, alt e trascino la maschera che avevamo usato per scurire la maglietta. In realtà è proprio ma sì, sì. Un po' info, eh no, è proprio grigio, è proprio un effetto ottico. Ah no, so io che cos'è, vabbè, poi dopo ve lo spiego. È questa cosa qua. Disabilitiamo un attimo. Ok, me l'ha disabilitato. Sì, usciamo per sicurezza. Buono, dicevamo del sigaro. Quindi io ho trovato questa immagine e anche questa. Ok, questa adesso la vedete un po' in grande, in realtà è tutto il fumo. Basta che andate su Google. Ok, Google Image o Google normale, insomma, anche normale, e scegliete Smoke Immagini, strumenti di ricerca, dimensioni grande, diritti di utilizzo, di essere riutilizzate. E vedete, per esempio, qui c'è l'immagine che avete visto prima, a questa, e così via. Quindi andiamo a selezionare innanzitutto questa, tasto destro, copia immagine, torniamo in Photoshop, andiamo sull'ultimo livello, facciamo incolla, incolla, pasta, paste. Qui mi dice, in questo caso, guarda che i profili colore sono diversi. Sì, vabbè, ok, lo so, cioè no, in realtà non lo sapevo, ma va bene, uguale, in questo caso non è un problema, ripeto, in questo caso. Strumento di selezione circolare, e andiamo a selezionarci la cenere. Spazio, mentre state ancora tenendo premuto il tasto sinistro del mouse per ridimensionare, vedete, la vostra selezione, ecco, tenete premuto spazio, vi permette, vedete, di spostare la selezione, così potete fare una selezione anche più precisa. Ok, la presa non è ok. Invertiamo la selezione, facciamo un bellissimo canch. Ok, Ctrl D, prendiamo il livello, ce lo spostiamo sotto tutti i livelli di regolazione, perché a questa immagine deve beccarsi anche tutte le regolazioni delle due immagini che abbiamo utilizzato, no? Quella della figura e quella dello sfondo. Ok, vedete, quindi già assomiglia a questo punto alle altre. Ctrl T, è un po' sgranata, però non era così sgranata. No, infatti così non si nota tanto. Ctrl T, distorci, e andiamo a dargli una forma simile a quella del nostro sigaro. Ecco qua. Bene, possiamo diminuirne un po' l'opacità, tipo una cosa così, ci può stare.
Ah, ci può stare proprio sì. Perfetto. Andiamo a beccare l'immagine del fumo, tasto destro, copia immagine, Photoshop, incolla, sempre sotto, vedete, tutte le altre. Ah, aspettate, non qua così sotto, ok, ma qua sopra, perché qui abbiamo i livelli che regolavano. Infatti avete visto che l'immagine era un po' in bianco e nero perché si beccava le regolazioni del livello in bianco e nero che abbiamo usato prima per la maglietta. Ok, trasformiamola in bianco e nero, Command Control maiuscolo U, che è Control per chi ha PC, divento matto con Mac, PC, tutte ste menate tutte le volte. Metro di fusione screen, scolora. E vedete, con questi metodi di fusione, ok, questo gruppo qua, il nero diventa trasparente. Nascondiamo un attimo. Direi che, vedete che si vede il bordo, vuol dire che qui non era proprio nero, nero, nero. Quindi Ctrl o Command L per tirare fuori la regolazione con i livelli e andiamo a scurire l'immagine aumentando i neri. È un po' troppo, eh. Così, sì, così, così. Perfetto. Possiamo diminuire un po' l'opacità e ci spostiamo il livello qua in alto. Voilà. Ora è giusto che il fumo sia più luminoso qua sopra perché gli arriva la luce dietro, è meno giusto che sia così luminoso sul mio faccione, ok? Perché in teoria io qui starei facendo ombra, quindi il fumo dovrebbe essere più scuro qua rispetto a sopra. Quindi maschero, pennello nero, sempre in bassa opacità, aumento la dimensione del pennello e vado, vedete, un po' a mascherare. Ok, così. Wow, non male, inquietanti direi. Cosa possiamo farci ancora volendo? Sembra che manchi ancora un po' qualcosa che la rende ancora un pochino più aggressiva, come posso dirvi, un pochino più contrastata. Posso usare una tecnica particolare. Unisco tutto su un livello solo, Ctrl Alt maiuscolo E o Command Alt maiuscolo E per chi ha Mac. Converto in bianco e nero, semplicemente desaturo, quindi immagini, regolazioni, dov'è? Desatura. Ho perso desatura qua. Ok. Metodo di fusione luce soffusa, soft light. Vedete un po' che figata. Così. La maglietta magari inizia a sparare un pochino, quindi volendo, vedete, io ho sempre questo livello qua, me lo riduplico e posso eventualmente spararmelo qua sopra in alto a tutto. Me l'ha messo, no? Con Z. Lo portiamo su in cima, ecco qua. Ok. Perfetto. Direi che ci siamo. Potrei anche dargli una tonalità fredda. Io lo continuo a vederlo marroncino questa maglietta. Inizia a starmi sulle palle. Facciamo così. Ok. Trasporto sempre la stessa maschera. Ok, forse un po' eccessivo. Ok, diminuiamo un po' l'opacità. Ecco, così la vedo meglio. Bene, ecco fatto. Quindi siamo partiti addirittura diversa rispetto alla prima, vedete, perché questo era quello che avevo fatto all'inizio e questo è quello che ho tirato fuori adesso. Vedete come anche possiamo cambiando, vengono idee nuove, ma se faccio così, eccetera, anche al momento abbiamo un'immagine un pochino diversa. Quindi siamo partiti da questa immagine, opla, scusate, da quest'altra immagine,
questa e questa le abbiamo unite, abbiamo tentato di fare, vedete, in camera raw una regolazione il più possibile neutra. Ci ha semplificato tantissimo il lavoro, il livello di regolazione color lockup. Provateli, vi possono veramente in un attimo liberarvi da un po' di lavoro, perché possono essere efficaci, come possono anche essere delle grandi merdate, dipende un attimo dall'immagine di partenza. Valutate un po'. Abbiamo fatto un po' di regolazione di colore per aggiungere i toni freddi, eccetera. Abbiamo creato, aggiunto fumo e cenere, ok, sistemato un po' la maglietta che, non lo so, continuava a vederla marrone e troppo luminosa. E questa piccola tecnica qui, un nuovo livello unito, CTRL alt maiuscolo E, COMMAND alt maiuscolo E, desaturata, ok, e fusa con tutto quello che c'è sotto con luce soffusa. Se usassi overlay sarebbe ancora più forte, ok, perché è simile, ok, come tipo di risultato, ma ancora più aggressivo, ancora più eccessivo. Abbiamo schiarito un po' le parti chiare, scurito un po' le parti scure sul viso per dare più contrasto, ok, renderlo quindi più aggressivo, e questo è un po' il tutto, oltre ad aver aggiunto anche, vedete, una vignettatura. Bene, dai, spero l'abbiate trovato interessante e ci vediamo prossimamente con un altro video, e spero di essere stato non troppo noioso, ok? Se avete delle domande, come al solito, fatecele tranquillamente nei commenti sotto, o scriveteci se siete timidi e non volete farlo pubblicamente. Un abbraccio a tutti quanti e alla prossima. Ciao!